pagato? Sì, ho pagato. Ma smetti di fare il cane da tartufo, ma che vuoi? Volevo solo assicurarmi che fossi davvero tu. Simpatico. Ma sembra strano anche a voi che l'uomo più avaro del mondo, a parte naturalmente il fondatore di IKEA, Ingvar Kamprad, che vive in una baita sperduta e che ha cambiato il proprio barbiere perché quello che costava 10 euro era troppo caro, si sia preso la briga di pagare il debito di uno sfigato, spiantato, intellettualmente compromesso, emotivamente dislessico e in costante crisi adolescenziale. Ma sembra stranissimo anche a me. Zitto tu, parla se interrogato. Agli ordini. Riposo. Ho deciso di intervenire per questa volta, sì, ma non a gratis. Federico lavorerà per me, fino all'estinzione del suo debito, ma almeno ce l'avrà con un amico. E senza interessi? E senza interessi. Geriamo, diciamo, con pochissimi interessi. Ah, ecco. Ora ti riconosco. Adamo, per mia curiosità, volevo chiederti... So già che cosa vuoi chiedermi. Ho fatto assumere Federico nell'azienda di mio padre. Lavorerà come runner, si occuperà delle consegne e degli ordini ai clienti. Sì, potrebbe farcela. Basta che non sbagli indirizzo ogni volta e che non si perda il carico per strada. Ehi! Col pronto pizza finì così. Ma non è vero che le perdevo, le mangiavo! Silenzio! Bel gesto, Adamo, è inaspettato. Non ti scaldare, che ti escono le rughe. Ok, un problema in meno, adesso possiamo tornare a noi. Com'è, Chloe? Ti vedo nervosa. Oh, mi vedi nervosa? Sì. Che strano, non riesco proprio a capire il perché. Forse potrebbe dipendere dal fatto che sono incinta, senza prospettive né sicurezze, con un dannato debito con uno strozzino che non riusciamo a chiudere. Ma no, sarebbe puerile se fosse solo questo. Che cosa vuoi che sia rispetto al debito di Federico, che doveva far fronte a cosa? 250 euro al mese? Lasciala finire. Non ti è passato per la testa nemmeno per un momento che forse per me Luca sarebbe stato più importante toglierci di mezzo quel cacchio di Gino il sorcio? Tra l'altro i soldi che ci servono sono anche meno di quelli che hai prestato a Federico. Ma Chloe, scusa, non puoi criticare un atto di generosità solo perché non è rivolto a te? Parli così soltanto perché Adamo è il tuo amichetto. Amichetto! Perché non è così? Non siete voi quelli bravi, quelli tecnologici? Voi, che dici? No, smettila! Dammi contro anche tu! Tanto la pazza alcolizzata sono io, no? Scusatela, credo che si tratti di depressione post-parto. Sì, sicuramente. Post-parto significa dopo il parto, non 8 mesi prima. Vabbè, allora la sua sarà pre-parto. No, ha ragione invece. Non so nemmeno io il motivo, ma non ho nemmeno pensato al debito di Luca con Gino il sorcio. Avrei dovuto, ma niente. Non lo so. Eppure Chloe ci ha accolto in casa e nonostante i suoi mogli un tantino young, ci ha sempre dimostrato affetto. Vabbè, però adesso non sentirti in colpa, dai. Ma non è una questione di colpe, è che non ci ho proprio pensato. Questo è strano, è interessante. Ok, Adamo, scusami. Non so che cosa mi sia preso. Saranno gli ormoni, sicuramente. Ma no, figurati, anzi. È colpa mia. Proprio per questo ho deciso che interverrò anche col vostro debito. Vi aiuterò con quello smutandato di Gino il sorcio. Ma non a gratis, Come con Federico. Grazie. Bella mossa. Potremmo accendere un'assicurazione con ella. Per salvaguardare il bambino. Col debito col sorcio non avremmo mai potuto. State parlando di me? Alla fine avete optato per questa strada. Ho dato un'occhiata al canale web Orizzonti TV e credo che possiamo valutare un'opzione multipla. Ci manca solo l'opzione multipla. Mi basti già singolo. L'avrei studiato. Strano, eh? E cosa avresti scoperto? Molto di ciò che mi avete detto voi, però con qualche sfumatura in più. Sfumature di grigio? Arr. Insomma, sta novità? Non è una novità, è più una sfumatura. Ti ricordi quando mi hai parlato di risparmi, spese, pensioni, eventualmente anche di investigazioni? E investimenti, Carlo. Investimenti sul futuro. Sì, è da ieri che te ne parlo, quindi? Mi dicevi che risparmiare una parte del reddito può consentirci a far fronte ad imprevisti futuri o a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, giusto? Poi il potere d'acquisto sulle somme risparmiate o avere un rendimento positivo, bisogna investire una parte del risparmio, giusto? Sì, ma non ripetere tutto quello che ti dico io. Dai, arriva al punto. Vabbè, arrivo al punto. Dio sia lodato.
Ho visto sul tuo canale web. Non è il mio. Ma gli piacerebbe. Magari. Vabbè, non sottolizzare. Ah, ho sentito che nel momento in cui si impiegano delle somme, c'è una regola fondamentale da considerare in partenza. A maggior rendimento è associato a maggior rischio. È la puntata di ieri. Adamo, scusami, ma tu usi il mio metodo per acculturarti un po' di più o perché mi vuoi soltanto rompere le scatole? Perché non ho capito. Vabbè, guarda, basta. Ora siediti questa cosa. Fammo parlare a me. Ah. I depositi presso le banche hanno rischio pari a... Zero! L'ho detto prima io! Vabbè, basta! Adesso parlo io. Zero fino a 100.000 euro. E questo a causa della garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Bravo, hai studiato! Ora, pensavo a delle obbligazioni. Ma lo sai che cosa sono le obbligazioni? Ma no, che non lo sai, impara a pappagallo e basta. Teso, tu sì che sai come motivarmi, eh? Non vorrei che le obbligazioni ti distraessero dagli obblighi, che sono molto importanti. Le obbligazioni sono le quote del debito degli stati o delle aziende ed hanno un rendimento che è in funzione al rischio associato a chi le emette. Aspetta. Vuol dire che anche i titoli di stato hanno dei rischi? E questo non l'avevo capito. L'avevo detto io? Il rischio dipende dalla probabilità che uno Stato vada in default. Praticamente è una possibilità molto bassa. Allora forse mi conviene investire in obbligazioni d'azienda. Ma non lo so, ma non è che si può stabilire così in generale, eh? Dipende dalla tua situazione, dipende dalla tua propensione al rischio e così via. Le quote azionarie di un'azienda, che si chiamano appunto azioni, potrebbero avere ad esempio dei rendimenti ben più elevati, ma anche dei rischi ben più elevati. Molto? Io ci andrei per gradi, Luca. Anche per centigradi. Vabbè, ho capito. Ella, ma tu che cosa stavi proponendo prima che ci perdessimo nelle nostre disquisizioni? Ma io stavo proponendo una polizza di tipo misto. Un po' assicurazione, un po' strumento di risparmio. Un modo da assicurarsi una rendita anche senza un lavoro fisso. Proteggendosi però allo stesso tempo in caso di un infortunio o una grave malattia. In questo momento, ragazzi, per noi sarebbe prioritaria. Non sapevo nemmeno che esistessero. Invece esistono. Ammetto di non essere proprio un'anima pia e che il sarcasmo è un mio stile di vita, ma devo dire che stipulare almeno un'assicurazione mi pare importante. Amore, non ti riconosco più. Anche i peggiori hanno i loro momenti. E ora, grazie ad Adamo, potremo tirare un po' il fiato. E grazie a me, domani potremo andare in banca. E potremo anche accennare la questione... del Tristo Teatro? Sì. Ancora? No, ma veramente? Ragazzi, ma perché? Ma perché? Allora, gli affari, i depositi,